Su questo canale spesso parliamo di Vespa, piccola, grande, però quasi sempre Vespa. Lo facciamo non per qualche motivo particolare, ma semplicemente perché i motori della Vespa sono quelli che in maggior numero possediamo e che quindi possiamo far vedere. Noi, come diciamo sempre, non siamo una ditta, non facciamo lavori conto terzi, quindi non ci abbiamo sotto mano tanti motori di cui anche vorremmo parlare. Però proprio per questa ragione, purtroppo, capita spesso nei commenti di leggere: Damiano, Francesco, mi fate vedere il motore del motorino Minarelli, del motorino Piaggio, della motocicletta, del trattore? Non lo possiamo, non ce l'abbiamo. Però oggi vedremo un qualcosa di diverso. Già abbiamo visto un motore simile a questo. Sto parlando ovviamente del lato oscuro dello scooterismo d'epoca. Casa Innocenti, vedremo oggi un motore Lambretta. Quindi vi chiederete: come mai un'elaborazione Lambretta se fate solo motori da corsa? La risposta è semplice: perché se tutto procede, Whitewall Racing, affiancata sempre da un altro team, parteciperà alle gare del 2020 di Endurance anche con la Lambretta. Il motore di oggi è un motore da allenamento, è un 190cc piston ported prodotto dalla Stratos, poi correremo con un 225 lamellare al cilindro. Ecco una foto in dettaglio del kit che andremo a vedere oggi. È di ottima fattura e certamente pensato per un uso in strada. Questo in Italia è molto complesso, però in altri paesi è possibile fare un'omologazione. Noi cercheremo di migliorarne le prestazioni anche rinunciando a parte di quelle doti di elasticità e dolcezza che sarebbero necessarie per l'uso in strada. Eccolo qua, il nostro motore della Lambretta. Cosa faremo oggi? Vi farò vedere cosa fare su questi motori per migliorare un pochino il rendimento. La prima cosa da fare quando si cerca di migliorare le prestazioni di un motore è misurare. Quindi misuriamo le fasi del cilindro e le fasi dell'aspirazione. Quello che volevo farvi vedere, prima di staccare tutto quanto, è questa accensione, che è venduta dalla Stratos e prodotta da Ducati Energia. Quello che mi ha molto incuriosito è questo piattello, che non molti hanno, questo coperchietto, che serve a convogliare l'aria nelle palette. È una cosa molto intelligente quella che è stata fatta. Come è molto intelligente aver utilizzato lo spessore in rame alettato, che è qui. Poi ve lo farò vedere più in dettaglio. È bello spesso, poi vedremo come è stato fissato. Eccoci pronti alla misura delle fasi. Ho provveduto a smontare il collettore di aspirazione, ve lo faccio vedere, ovvero sia il collettore a diametro 27, quindi la prima cosa da fare è allargarlo, oppure montare un carburatore più piccolo, ma allargheremo il collettore. Un'altra cosa interessante e intelligente che ha questo gruppo termico è questa basetta in bakelite. Non so se la rimonteremo perché ha una forma, è abbastanza spessa e ha una forma non troppo precisa sul foro. Però questa è una cosa intelligente perché permette, insomma, rallenta il calore che provenendo dal cilindro viene ceduto al collettore di aspirazione. Dunque, ho già fatto lo zero con lo spessimetro da 0,20 come al solito. Quindi adesso andiamo a vedere. Ok, ecco qui, lo zero l'abbiamo fatto. Vediamo un po', ecco qua, siamo a 155 gradi, perfetto. Anche la testa l'abbiamo estratta e vorrei approfittarne per farvi vedere un po' com'è fatta. Senz'altro, anche su questo kit si può trovare beneficio montando una candela ad elettrodo prominente, perché la candela che si trova in questo punto qui,
è molto lontana dal centro della cupola, quindi senz'altro un elettrodo prominente può fare una differenza positiva. Possiamo vedere pure le boccole di centraggio che servono sia a centrare la guarnizione molto spessa, questa ha un potere dissipante elevatissimo, così spessa, sarà 3-4 mm, e poi anche a centrare la testa stessa sul cilindro. Adesso vi faccio vedere che differenza c'è tra una candela ad elettrodo prominente e una ad elettrodo normale. Dunque, ecco montata la candela ad elettrodo normale, sporge leggermente in camera di scoppio, ha il filetto un pochino più corto, però comunque si trova molto, molto esterna sulla camera. Adesso vi faccio vedere mettendo l'elettrodo prominente, ecco qua, vedete? In questo modo l'elettrodo viene a trovarsi un pochino più al centro e la scintilla è più esposta alla carica e alle turbolenze, quindi senz'altro questa è una miglioria che faremo. Siamo pronti a misurare le fasi di questo cilindro, sempre spessimetro 0,2 che ci fa da riferimento. Ho già fatto lo 0 sullo scarico, vedete? Ho fatto già lo 0 sullo scarico. Poi se andiamo a girare, leggiamo 178 gradi di scarico. Me lo scrivo perché ho il timore di dimenticarlo. Quindi, scarico 178. Ok. Adesso andiamo a vedere il travaso. Stessa operazione, chiaramente dobbiamo rifare lo 0. Questo gruppo termico ha solo due travasi, quindi diciamo che l'operazione è semplificata. Ok, apriamo, chiudiamo. 127, la carta da guarnizione, quella sotto, ostruisce il passaggio per i travasi. Vi faccio vedere pure il cilindro. Alla base c'è una basetta da 3 mm, verosimilmente per compensare la differenza, vedete quanto è spessa? Per compensare una differenza di biella, suppongo, da 107 a 110, che è un bene. Questo è il cilindro. Classico impostazione Lambretta con i travasi inclinati. Ho momentaneamente rimontato la testa e tolto il goniometro perché prima ho dimenticato una misurazione molto importante, importantissima, lo squish. A quanto sarà mai lo squish di questo cilindro così montato con queste quote? È importante saperlo perché ho già visto che la camera di scoppio è molto capiente, quindi se lo squish dovesse essere anche molto alto, sarebbe bene abbassarlo. Eccolo. Ok, adesso l'abbiamo schiacciato. Eccolo qua. Misuriamo con il calibro. È bello abbondantino, siamo sui 2 mm. Si può anche lasciare, però visto che vorrei alzare la luce di scarico, questo valore sarà bene abbassarlo. Magari abbassiamo le guarnizioni sotto al cilindro, che adesso ce ne sono due in carta spesse 0,4. Quindi abbassiamo quelle lì, recuperiamo qualcosa come squish e alziamo la luce di scarico per ridurre il rapporto di compressione effettivo. Veniamo dunque alla fase operativa. Ci concentreremo sul cilindro, sulla basetta, raccordando le luci della basetta al cilindro, poi eventualmente anche al carter, se c'è una necessità. Il pistone, dove andremo a rimuovere questo pezzettino segnato, eccolo, qui che va a occludere la finestra, e poi
Lavoreremo da questa parte dove è la luce di aspirazione per aumentarne un pochettino la fase di aspirazione. Per quanto riguarda il collettore invece, prima di fare le lavorazioni a mano, lo porteremo in rettifica e faremo fare quantomeno una sgrossatura portando questo foro da 27 a 30 mm. Allora, lo scarico è terminato, insomma la lavorazione, ecco, ve lo faccio vedere pure all'interno, eccolo qua, adesso ha una forma migliore e poi è stato alzato. Dunque, cambiamo strumento, passiamo alla fresa più grande e andiamo a raccordare bene la basetta al cilindro. Anche la basetta adesso è raccordata, nel senso che non ostruisce in nessun modo il passaggio. Purtroppo era già leggermente più grande da questa parte, quindi purtroppo perfettamente raccordata non è. Però ci contentiamo, via. Passiamo al pistone concludendo le lavorazioni della parte termica. Partiamo dall'abbassamento del mantello in prossimità della luce di aspirazione. Già sono stati segnati qui in blu i punti, praticamente gli estremi laterali della luce di aspirazione. E poi, come già detto, andrà asportato questo pezzettino di mantello che occlude la finestra di travaso. La sgrossatura è stata effettuata, adesso riattacchiamo l'utensile piccolo e andiamo con la carta vetrata a rifinire. Anche la lavorazione sul pistone è terminata, questa è l'apertura che abbiamo fatto. Adesso rimontiamo tutto e rifacciamo tutte le misure. Dunque, eccoci di nuovo con i pezzi montati. Siamo pronti a fare la misura delle fasi. Prima di cominciare però ci tengo a fare una precisazione doverosa e importante. Perché più di qualcuno ce l'ha fatto notare, dice: ma voi che fate? Lavorate a occhio? C'è tutta una parte che noi non facciamo vedere nei video per brevità, che praticamente si tratta della lavorazione, misurazione, lavorazione, misurazione, fino alle fasi desiderate. Io adesso già ho visto più o meno che ci siamo, però adesso rifacciamo la misura insieme, così da farvi vedere, da mostrarvi quali sono le fasi che abbiamo ottenuto alla fine. Partivamo, ce le eravamo scritte, 165 gradi di aspirazione, 127 gradi di travaso e 178 gradi di scarico. Che cosa abbiamo fatto nelle quote? Nelle quote abbiamo tolto una guarnizione da 0,3-0,4 alla base è usata una sola guarnizione spessa che poi andremo a sostituire con due guarnizioni sottili del medesimo spessore, ovviamente. Come avete visto, lo scarico è stato lavorato, il pistone è stato lavorato per ampliare la fase di aspirazione, quindi con il nostro solito pressimetro da 0,20 andiamo a fare la misurazione. Partiamo dall'aspirazione.
Apriamo, chiudiamo, eccoci qua. Siamo a 170 gradi. 170 gradi è la fase di aspirazione, quindi abbiamo aumentato di 5 gradi, proprio il valore che volevamo. Andiamo ad aprire la luce di scarico, rifacciamo lo 0, quindi facciamo lo 0, apriamo, chiudiamo. Abbiamo una fase di 180 gradi, fase di scarico. Adesso andiamo a misurare i travasi. Facciamo sempre lo 0. Eccoci qua, 125. Quindi le fasi nuove sono, le annotiamo perché ci potrebbero servire più avanti e anche per ricordarle. Siamo a 170, 125 e 180. Già che ci siamo, facciamo anche l'ultima misura interessante, che è quella dello squish. Stagno, mettiamo nella candela, schiacciato, verifichiamo, dovremmo stare intorno a 1,4. Eccoci qua, infatti siamo a 1,35 abbondante. Per oggi ci fermiamo qui. Nella prossima puntata, parte seconda dello stesso motore, vedremo la lavorazione del collettore, la lavorazione dei travasi, la raccordatura collettore cilindro e altre piccole chicche magari del cambio. Se ti è piaciuto il video, lascia un like e condividilo con i tuoi amici. E ricorda, White War Racing non è un'officina, ma un'associazione sportiva dilettantistica che prepara motori solo a fini sportivi e solo ai propri associati.